siamo nel magazzino della competenza di signorara, siamo in compagnia della signora Sandina. Siamo nello specifico nel magazzino dove vengono realizzate tutte le composizioni dei fiori, però questa sera, considerato che ormai siamo quasi alla fine, ci troviamo di fronte anche a tutti i panni che sono stati fatti nell'altro magazzino per avere un'unica composizione. Quindi ci può spiegare l'abbinamento fra il tema scelto e il pane e le composizioni? C'è l'assemblaggio praticamente di tutto il materiale, pane e fiore. E noi con i fiori non ci possiamo attenere al tema, perché i fiori li abbiamo fatti sempre di tutti i generi e servono ad abbellire tutto il contesto, a dare colore, a dare vivacità. È da circa 2 mesi che lavoriamo. Abbiamo un laboratorio veramente fatto di gente fantastica, laboriosa, siamo tutte d'amore e d'accordo, ci vogliamo bene, lavoriamo. Vediamo che siete tutte donne. Tutte donne. Quindi ecco perché questo colore. Tutte donne. Dalla fine del 1970 e l'inizio dell'80, 7 giovani amici, proprio con lo spirito dell'avventura, proprio per passare le serate insieme, per riunirsi, per divertirsi, con questo scopo e per la fede che avevano al Cristo e alla Madonna, hanno pensato di realizzare i viali di questi archi, non solo gli archi centrali. Allora si sono messi. Il laboratorio subito si è riempito da altre persone perché hanno sentito questo bisogno di riunirsi, di riproporre qualche cosa alla cittadinanza e a quelli che venivano. Anche io ho iniziato con loro. Allora c'era e mio marito, io innanzitutto nomino mio marito perché non c'è più, quindi, Clemente signora Labruzzo, poi il dottore Biagio Palumbo, poi c'era Nando Spoto, alcuni sono ancora in vita, e Ignazio Bonanno, Mimmo Messina, Nando Spoto, Lillo Lamarca e Pippo De Marco, 7 giovani amici. Sì. E da lì sono nati gli archi, perché poi il magazzino era unico, non c'erano Madonnare e Signorara, si sono fatti solo i viali dei Signorara. Poi alcuni amici che facevano parte di un gruppo di associazione, specie associazione chiamata il Monachello, si sono distaccati e dice noi facciamo ora un'altra confraternita. E quindi è così. Sono nati, quindi e questa è nata l'altra confraternita. L'altra confraternita con le rivalità, però tutti amici, insomma, e poi ci si diverte.